Abbiamo avuto una forte presenza di persone vicine o inserite o vicine alle cosche camorriste della regione che usando gli stessi artifici da giri riuscivano comunque a non dichiarare i loro precedenti penali o le loro condanne, persone che sono agli arresti domiciliari, persone che stanno scontando delle pene in domicilio, omettendo questa dichiarazione chiaramente poi fruivano del reddito. E in base ai controlli fatti sulle persone, noi quotidianamente quando eseguiamo delle ordinanze di custodia, una delle tante cose che adesso andiamo a verificare è se i destinatari delle misure sono anche percettori di reddito. Di tutta la regione Campania di arrivare a denunciare quasi 1800 persone, se pensiamo solo a Napoli più di 716, quindi abbiamo fatto controlli un po' a tappeto, ma l'attività chiaramente continuerà perché i percettori sono veramente tanti. Abbiamo riscontrato anche persone che da quello che ometteva di dichiarare che il marito era residente con 16 anni da scontare in domicilio, da quello che vendeva le sigarette al chioschetto abusivo tutti i giorni e però percepiva anche il reddito, da tanti lavoratori in nero, ma poi soprattutto da rapinatori anche di rapine abbastanza note, evidente perlomeno sulla città di Napoli, che nonostante una fervida e attiva attività criminale, comunque non avevano dichiarato nulla e percepivano il reddito.